Maurito, per sempre mio capitano, grazie di tutto. Perciò oggi, in onore tuo, mi bevo una bella birra di qualità, birra alla Sprite, come bevono i veri intenditori qui in Baviera. Birra alla Sprite, solo per te, il mio capitano per sempre, Mauro Icardi. Non solo un grande giocatore, anche, no, diciamo, soprattutto un grande amico. Un vero esempio per l'amicizia. Potevi mettere davanti una figa bellissima, una figa nuda. Se era la figa del suo amico, lui non l'avrebbe mai e mai guardata. Mauro Icardi rispettava, no, lui viveva il brother code. Un grande esempio come si vive la vera amicizia. E poi ragazzi sul campo, uno che voleva sempre giocare, anche con la gamba rotta, con il ginocchio rotto, lui voleva sempre giocare per la sua amata Inter, per i suoi compagni, è sempre sceso in campo, anche con dolori, doveva prendere i painkiller. Icardi voleva sempre giocare, anche con gli infortuni, sempre presente il nostro capitano. Un vero capitano che ha sempre provato a tranquillizzare la ambiente, ad unire la tifoseria, ad unire lo spogliatoio, ad unire noi youtubers, tutto il popolo nerazzurro, siamo sempre stati d'accordo, Maurito il nostro capitano. Poi anche chiaro, un grande uomo deve essere accompagnato di una grande donna. Maurito si è sposato con una grande grande donna, una donna con stile, una donna intellettuale, una donna che ha scritto la storia del cinema, ha vinto i premi d'Oscar, potevi pressare un bottone e lei poteva piangere da un momento all'altro. Una attrice davvero spaventosa, grande grande moglie di Maurito. Un capitano, Mauro Icardi, che amava talmente la sua tifoseria, la sua amata Curva Nord, che ha dedicato un intero capitolo nel suo libro dove ha parlato di tanti titoli vinti, Ballon d'Or, tante altre coppe tanto importanti, ma un capitolo intero dedicato in questo libro dove ha parlato della sua gloriosa e lunga carriera, un capitolo intero dedicato a noi, alla Curva Nord, a noi tifosi. Grazie Maurito. E non ci fermiamo qui ragazzi, il suo amore per la Curva Nord, per il popolo nerazzurro, era talmente profondo che ci voleva perfino mandare dei suoi amici argentini per poter andare in Curva Nord, per supportarci, per rendere il tifo ancora più caldo. Maurito, uno di noi! Ragazzi, giocatori così oggi non esistono più. Una vera bandiera, soldi, aumenti, sta roba era sempre secondario, prima c'era sempre l'Inter. Poi ripeto, un vero uomo, un vero capitano, uno che tirava sempre fuori i coglioni quando c'era un problema, lui, non un procuratore, la moglie, non so, altri, no, era sempre lui a mettersi davanti alle telecamere, a parlare, a tirare fuori i coglioni, tirate fuori i coglioni, e Maurito c'era sempre, sempre a parlare in maniera bella chiara. Un vero professionista che usava sti maledetti social solo per la sua professione, per il calcio, postava sempre solo video dove si allenava, un professionista al 1000%, dalla sua famiglia, moglie, sappiamo poco. Un esempio da seguire come usare i social in maniera intelligente. Purtroppo l'Inter nella sua storia non ha mai avuto grandi capitani, perciò è stato un onore vedere Mauro Icardi con la nostra fascia, con la fascia da capitano. Ha perfino scritto lettere d'amore dove voleva insegnarci come vivere l'interismo. Io che cazzo ne so cos'è l'interismo? Sì, mi faccio 10-15 ore di pullman, ma questo non è niente. Mauro Icardi mi ha spiegato, mi ha dimostrato cos'è il vero interismo. Perciò Mauro, capitano mio, ti ringrazio. E sei andato via con classe, con eleganza e soprattutto con umiltà.